Aiuto! Cusina, me ora! Sei tornato! Devo scappare, scusami! Aspetta! Dove? Torno presto! Ci vediamo da Aspasia! A volte penso che sia troppo simile a me. Amici, so che siete infuriati! Ne avete pieno diritto! Perché si nascondono nelle loro case e non placano il caos che mora le strade di Ape? Aspasia. Oh, Alexios, sei tornato ad Atene. O a quel che ne resta. Il mondo che abbiamo costruito si sgretola ai nostri piedi. Si mette male, ma siamo ancora vivi. Hai ragione. Ma tutto quello che Pericle ha costruito viene distrutto. Fuori dalle mura è il caos. La gente ha dimenticato la sua umanità. Sono qui per parlarti. Ho scoperto delle cose su mia madre. Il suo nome, la sua nave. Alexios, non è il momento. Pericle sta morendo. Non vuole vedermi. Non lascia entrare Ippocrate nella sua stanza. Farfuglia solo di tornare al suo prezioso Partenone. La ragione per cui sono di nuovo ad Atene è parlarti di Mirina. Tua madre vivrà ancora. Il mio Pericle non vivrà fino al prossimo tramonto. Avete avuto molti tramonti insieme. Io ho passato in solitudine ogni mia notte. Ah, Pericle ha bisogno di cure e solo gli dèi sanno perché non mi fa entrare. Ha rispetto per te. Potresti andare da lui. Posso provarci. Se lo farai, troverò il tempo per parlare di tua madre. Ma ora ha bisogno del tuo aiuto. Vale la pena tentare. Sono Alexios. Sì, vieni pure. È imbarazzante. Una persona così forte che mi vede in questo stato. Ammetto che non sembri più te stesso. Nemmeno io mi sento me stesso. Ti ho portato delle medicine. Ah, sì. Di solito è Febe a portarmele. Almeno sono vivo. Ma non posso dire lo stesso della mia città. È l'ombra di ciò che era. Beh, ora appartiene a Cleone. Sarà lui a risollevarla da questo stato pietoso. Voglio vederla coi miei occhi. Vieni sul balcone. Molte cose sono cambiate. Non riesco.
riesco nemmeno ad alzarmi per guardare la morte in faccia. Ti rimetterai presto se lascerai che Ippocrate ti curi. È la mia ora. La pestilenza non fa favoritismi. Temo di aver deluso Atene. La sua gente, Aspasia. No, non è così. Sei gentile, ma ho perso. Aspasia ha bisogno di protezione, così come la città. Credevo di aver compiaciuto Atena, ma pare non sia così. Dovrei essere là fuori, nelle strade. Verresti aggredito. I cittadini sono in rivolta e Cleone non fa nulla per calmarli. Grazie agli dèi, Cleone non mi vedrà in questo stato. Ma è tutto ciò per cui posso ringraziarli. Non ho più il loro favore. Non è colpa degli dèi. È il mondo intero a essere sottosopra. Il destino di Atene è segnato. Possiamo solo attendere. Dovresti tornare dentro. Hai bisogno di riposo. Dovrei tornare nel Partenone, il mio più grande lascito ad Atene. Ci serve il favore degli dèi. Ma Aspasia... Aspasia ha ragione. Ha quasi sempre ragione. Ma non so questo. Sì, tornerò dentro. Grazie, Alexios. Dì alla mia Aspasia che ho fatto il bravo e ho preso le medicine. Lo farò. Pericle mi ha fatto entrare. Ha preso le medicine senza lamentarsi. Grazie. Qualcosa non va? Febe doveva già essere qui. L'ho vista tra la folla. L'hai inviata da qualche parte? L'ho mandata da Anastasio a cercare un traghetto. Appena Pericle sarà in forze, lasceremo Atene. Dobbiamo farlo. Ma non è più tornata. Sono sicura che sta bene. Pericle ti ha riferito le mie parole sulla setta ad Atene. La setta? Credevo fosse la malattia a farlo delirare. È vero. Ma Febe sa cavarsela. Tornerà. Speriamo. Vado a cercarla. Dov'è la casa di Anastasio? È appena oltre l'Odeon di Pericle. Caire. Ehi! Per gli dèi. Cos'è successo qui? È disumano. Hanno voluto inviare un messaggio. Pare che Deimos stia tenendo fede alle sue minacce. Meno male che Febe non era qui. Spero che stia bene. Febe! No, no, no. Ti prego.
Ti prego. Terra, madre di tutto, io ti saluto. Mi dispiace. Alexios, stai bene? Devo parlare con Aspasia. Prima dobbiamo trovare Pericle. È scomparso. Non me ne frega un cazzo! Ditemi dov'è Aspasia! Alexios! Mi dispiace. Febe. Aspasia è andata a cercare Pericle al Partenone. La troverai lì. Credo sia meglio seguirlo. Sì, amico mio, sono d'accordo. Aspasia conosceva i rischi e ti ha mandato lo stesso. Mi dispiace, Febe. Non meritavi questo. Eccoti, Alexios. Presto, Pericle potrebbe essere dentro. Che ti prende? Febe è morta. È morta perché l'hai mandata a fare il tuo lavoro. No, io... Non è vero. Febe voleva andare. Mi ha detto che sarebbe andato tutto bene. E tu hai dato retta a una bambina. Conosci Febe. Non avrebbe accettato un no come risposta. Non potevo farci niente. Non potevi farci niente! L'hai messa in pericolo! Dovevi proteggerla! Quello che le ho chiesto di fare serviva a proteggere Pericle. Viveva per aiutare gli altri, Alexios. Viveva per aiutare te. È una tragedia! Non doveva morire! Certo che no, ma lo sai che condurre questa vita ha un prezzo. Io sì, ma Febe lo sapeva! Aspasia, sei qui. Ci sono tracce di Pericle? Se è qui, sarà dentro a pregare. Si è rifiutato di rimanere nella villa. La situazione è ancora peggiore nell'Agora. È un disastro. Ora agiamo. Parleremo più tardi. Pericle... Presto! Distruggerò tutto quello che avete creato. Atene è mia. Pericle! Fuori dai piedi! Ti riduco in pezzi! Cazzo, vado a fuoco! Ora tutto è perduto.
Era un grande uomo. Forse più grande di quanto non sapremo mai. Dobbiamo portarla via da Atene. Useremo la mia nave. Dobbiamo andare. Non lasciamo che muoia invano. Mai. Dobbiamo fare in fretta. Statemi vicino, per sicurezza. Cleone ha ordinato che nessuno lasci Atene e vuole che gli sia consegnata Aspasia. Non succederà. Andiamo. Non lasciateli andare. Via! Questa volta è davvero. Muori, vile! Ti squarcio dalla. Tutto a posto ora. Andiamo. Noi restiamo qui, Alexios. Cosa? Perché? Il mio lavoro è qui. Non posso abbandonare gli ateniesi in questo stato. Non ti serviamo per proteggere Aspasia. Lascia Atene a noi. Hai visto cosa è successo a Pericle? Vuoi che ti accada la stessa cosa? Se ogni opposizione sparirà, il popolo non si rivolterà mai contro di lui. La città ha bisogno di me. Sei sicuro? Ho vissuto come un ateniese e morirò come un ateniese. Allora fate una cosa per me, entrambi. D'accordo. Recuperate il corpo di Febe. Donatele una sepoltura adeguata. Tutto quello che merita e anche di più. Grazie. Dobbiamo andare, Alexios.
Mi aspetto di rivedervi entrambi, vivi! Più ci allontaniamo da Atene, più tutto sembra tranquillo, come se regnasse la pace. Ma sappiamo che non è così. Mi dispiace, Aspasia. Per Pericle. E per Atene. Non devi scusarti di nulla. Non farlo. Mi sento come se avessi deluso tutti. Non li ho fermati quando dovevo. Ho preso le decisioni sbagliate. Non è colpa tua. Nessuno ha colpe se non la setta di Cosmos. Riguardo Febe? No, permettimi. Febe era una mia responsabilità. Avrei dovuto proteggerla. Ho sbagliato. No, ti devo le mie scuse. Non è stata colpa tua. Mi dispiace. È l'ennesimo omicidio della setta. Farò implorare pietà a ognuno di loro prima di ucciderli. Quel momento arriverà. Ora pensiamo al futuro. Sai dove andare? In realtà speravo che mi aiutassi tu. Sì, certo. Questa donna... Fenice. La sua nave si chiamava Canto della Sirena. Fenice? Sì, conosco il nome. Secondo le ultime notizie, la sua nave era ormeggiata all'isola di Nasso. Allora andremo a Nasso a incontrare Fenice.